Ok, ragazzi, ben arrivati, benvenuto al dottor Paolo Zaunardo, che è il relatore di questa sera, e poi passerò la parola al dottor Zaunardo, ma io volevo condividere anche nel mio piccolo lo schermo per dare qualche informazione sul fatto che abbiamo oggi con oggi. Abbiamo una serie di interventi che vedono appunto la partecipazione del dottor Zaunardo, ma vedranno il 25 maggio il dottor Fico con quando mi è stato indispensabile il Navident, il dottor Stefanelli l'8 di giugno, 8 di giugno sugli impianti tiroidei, il dottor Alberghini il 22 giugno e il dottor Comuzzi il 6 luglio. Questo è il calendario degli incontri che noi abbiamo organizzato. La logica di questi incontri, ancora una volta, è molto semplice. Noi siamo amanti della navigata, quindi crediamo e pensiamo che la chirurgia implantare possa migliorare attraverso la chirurgia navigata e quindi attraverso l'esperienza dei suoi utilizzatori apriamo un po' una tavola rotonda, quindi ci aspettiamo e diamo la possibilità a chi partecipa a questi incontri di poter confrontarsi con delle domande, con delle osservazioni sui temi che verranno di volta in volta trattati. Per cui, senza diciamo indugio, io a questo punto passo la parola al dottor Zanonardo che diventa appunto relatore. Ok? E che quindi sei in grado, Paolo, di condividere il tuo schermo. Intanto vedo anche il buon Antonello nella sua fulgida bellezza. Ciao, ciao, ciao a tutti. C'è un audio, quindi probabilmente conviene metterti in muto, Antonello. Ecco, perfetto. A posto. Grazie. Aumentare l'audio. No, guarda, ti metto io muto. Ok. Perfetto, Paolo, quando vuoi puoi iniziare. Ok. Ciao Luca, buonasera a tutti. Grazie per questa opportunità. Questa sera presenterò dal paziente virtuale alla chirurgia navigata. Intanto facciamo una breve introduzione. Cos'è il Navident? Il Navident è un apparecchio che utilizza la tecnologia di chirurgia guidata navigata, ovvero non ci sono mascherine, ma con due telecamere si ha una triangolazione di alcuni sensori. Ora andiamo a vedere che tipo di sensori servono per utilizzare questa tecnologia. Intanto è una tecnologia che utilizza la stereoscopia, ovvero sono due telecamere che quindi, messe a una certa distanza, riescono a individuare la giusta profondità. Un po', la stessa tecnologia, diciamo, che ha il corpo umano con gli occhi. Navident consta in un computer. Attaccato al computer ci sono queste due telecamere. Possiamo vedere inoltre i sensori, ovvero c'è un sensore che va attaccato in bocca e un sensore che si attacca al manipolo. Le due telecamere triangolano il sensore in bocca e il sensore attaccato al manipolo e quindi in tempo reale io riesco a vedere all'interno dell'attacco dove sta la presa. È una tecnologia di derivazione militare, serve per intercettare gli aerei quando un altro aereo lancia un missile. Allora, per l'appunto, ci sono queste due telecamere, il sensore in bocca e il sensore a manipolo. Il sensore in bocca ce ne sono di vari tipi. Si può usare, c'è un caschetto che si può utilizzare per l'arcata superiore, e si può invece utilizzare un sensore che va incollato, oppure adesso ce n'è uno nuovo che va incollato con la pasta di impronta, e questo si può utilizzare in presenza di altri denti.
quando non c'è una dentulia totale, ovvero. Per l'edentulia totale avremo una serata dedicata, quindi non mi soffermerò su quello, ce ne parlerà Luca. Qui si può vedere il sensore a caschetto o il sensore incollato ai denti. Io vado a progettare, come tutti i software di progettazione, vado a progettare sulla mia TAC dove andrò a inserire gli impianti. Poi utilizzo un tracer, ovvero è un sensore attaccato a una, è tipo uno specillo, diciamo, un po' più grosso, è un tastatore. Io vado a selezionare alcuni denti che mi interessano e lì vado a tracciare i denti, ovvero con questo tastatore passo la superficie dei denti, quindi e questo serve ad accoppiare l'attack al sensore che ho inserito in bocca, poiché il sensore in bocca non lo metto mentre faccio l'attack, lo inserisco successivamente. Dopodiché faccio la calibrazione del mio manipolo, calibro sia l'asse del manipolo facendo il movimento che si vede a sinistra, sia la posizione della punta. In questo modo io posso utilizzare qualsiasi tipo di fresa, qualsiasi kit di chirurgia, non serve un kit dedicato. Dopodiché, quando mi avvicino alla zona dell'impianto, mi appare sul computer questo mirino. Questo mirino serve, mi indica l'asse del dente, e invece sulla destra mi indica la profondità. Quindi io devo seguire il mirino affinché io possa mettere l'impianto nella posizione corretta, proprio come avevo progettato. Qui questa sera presenterò un solo caso clinico, ma abbastanza complesso. Mi arriva questa paziente che ha sicuramente dei problemi estetici poiché ha perso, è caduto un ponte in alto a sinistra, da 23 a 26. Faccio una panoramica e vedo che la situazione della bocca è abbastanza compromessa. In particolare il settore in alto a sinistra presenta dei denti da estrarre, in basso a destra già dentula, in alto a destra si vede che la linea dei denti è scesa e quindi bisognerà riportarli in arcata. Faccio una foto veloce, ovviamente questo capita i giorni prima di Natale. La paziente mi chiede a tutti i costi di inserire altri due denti in quella seduta, quindi prendo le impronte, questo è l'impronta del pre perché aveva il ponte in mano, quindi sono riuscito un po' a inserirlo, ma solo per fare l'impronta. Questi sono i denti che mancano in alto a sinistra. Allora rimuovo le corone vecchie, preparo un po' i denti, faccio una foto, estraggo la radicetta che c'era, prendo un'impronta digitale e faccio un provvisorio molto veloce, poiché dovevo fare due elementi in estensione. Io avendo i fresatori in studio, avevo un disco di PIC e ho provato ad utilizzarlo. È un materiale molto resistente che mi ha aiutato in questo caso, anche se l'estetica ovviamente non è adeguata, perché poi ci ho aggiunto un po' di resina esternamente. Questo però mi ha aiutato perché mi ha aiutato perché da lì mi sono affidato per fare tipo i Maryland, ho iniziato a fare i Maryland col PEC. Che secondo me Maryland provvisori in PEC e resina sono molto validi. Dall'urgenza ora passiamo allo studio del caso. Rifacciamo le foto,
studiamo la panoramica, prendiamo l'impronta dei provvisori. Ecco, qui si vede anche come la linea dell'arcata superiore in alto a destra è scesa e come manchi osso nella parte inferiore. Infatti guardiamo le papille, sono tutte disassate. Ora qui io uso lo Smile Creator di Exocad. Questo serve per fare il Digital Smile Design. È abbastanza veloce perché prendendo solo due foto, una con gli apribocca e una col sorriso della paziente, e prendendo l'impronta, già con queste poche informazioni io posso fare il Digital Smile Design. Infatti con questo software posso mettere insieme la foto con l'impronta digitale. Volendo si può inserire anche la scansione 3D del viso. Per ora secondo me è ancora abbastanza presto perché non è così precisa, a meno che non si abbiano macchinari complessi, anche perché è difficile fare la scansione con un sorriso abbastanza naturale del paziente. Già è difficile fare una foto con un sorriso naturale, una scansione è abbastanza complesso. Da qui allora io mi disegno la nuova arcata, il nuovo disegno dei denti, vedendo le papille e individuando la nuova linea del sorriso. Questo software mi fa vedere anche una previsualizzazione, secondo me non è molto utile per il paziente. Quando faccio il mock-up, cioè piuttosto io faccio di solito il mock-up, in questo caso però il mock-up su denti che mancavano era difficile fare. Quindi utilizzo questo Digital Smile Design e stampo i modelli. Questa è la base, diciamo, perché da qui ci sarà tutta la mia pianificazione futura. Ora vado a fare l'attack, la combi, e utilizzo per inserire gli impianti serve sempre una ceratura. E in questo caso utilizzo la ceratura che ho fatto con Digital Smile Design. Oltre alla ceratura associo anche l'impronta dei denti. Questo mi serve per fare il tracing sui denti, che vedremo dopo. Inserita la ceratura, pianifico i miei impianti nell'arcata superiore. Ne metto uno sul 23, uno sul 24, uno sul 26. E la cresta è molto sottile, infatti non si poteva, a mio avviso, fare carico immediato. Per quello abbiamo optato per fare quel provvisorio lì veloce. Infatti vedete come la cresta è molto sottile e anche un impianto da 3,3-3,25 sarebbe fuori cresta, fuori corticale. Questo è il terzo impianto. Navident però mi fa sfruttare tutta la lunghezza dell'osso per mettere già l'impianto sottile, almeno scelgo per un impianto abbastanza lungo. Questo è quello che dicevo prima, al momento dell'intervento, poiché i denti erano limati, decido di fare il tracing sulla ceratura, anzi sulla scansione dei monconi. Poiché i denti limati hanno poco smalto, quindi c'è poco contrasto a mio avviso tra nell'attacco. In questo caso ho commesso un piccolo errore perché ho selezionato solo i denti anteriori, invece era meglio estendere la selezione dei denti da tracciare anche nelle zone posteriori dove è possibile. Perché maggiore è largo, diciamo, il tripode, maggiore è preciso il Navident. Questo è il momento dell'inserimento dell'impianto, degli impianti.
il giorno della chirurgia, inserisco l'impianto sul 23, sul 24 e sul 26. Sul 26, come si può vedere dall'immagine in basso a destra, lo metto inclinato, sfrutto tutto lo spazio a filo con il seno mascellare. Una volta messi gli impianti, vedo che sono tutti praticamente all'interno dell'osso. Questo però ha un occhio, diciamo, non esperto, potrebbe far chiudere tutto. L'intervento è stato semplice e ho finito presto il mio intervento. Invece bisogna sempre ricordarsi la biologia. Infatti l'impianto ha bisogno di uno spessore adeguato di osso sia vestibolarmente che palatalmente. In questo caso non c'era, perché se c'era c'era proprio un filo di osso e bisogna stare molto attenti alle necrosi. Infatti se l'osso non è irrorato può andare incontro a necrosi. A questo punto quindi decido di mettere lo sapevo già, l'avevo già pianificato prima dell'intervento, decido di mettere una membrana riassorbibile per aumentare gli spessori d'osso. Qui si vede sulla radiografia che ho inserito la membrana riassorbibile e l'ho bloccata con dei pini. Questo è al momento della riapertura. Si era formato anche più osso di quello che occlusalmente di quello che mi serviva, però la cosa importante è che ho aumentato lo spessore e durante il secondo intervento a 4 mesi ho spostato il lembo da palatale verso vestibolare. Questo mi è servito per avere un adeguato fascia banda di gengiva cheratinizzata. Questo è il momento dell'inserimento dei perni e dei provvisori. Questi perni sono in titanio, fatti sempre da impronta digitale, fatti CAD. In questo modo, essendo personalizzati, riesco a rispettare bene il profilo d'emergenza del dente. Ora passiamo alla parte inferiore. La parte inferiore, l'obiettivo è quello di aumentare l'altezza dell'osso. Ho tolto anche il 48, ovviamente, perché per l'intervento mi dava fastidio, per inserire una griglia mi dava fastidio. Quindi mi riguardo l'impronta, riguardo i profili, e guardo inserisco nel Navident gli impianti all'altezza che vorrei. Cioè, infatti questi metà sono fuori dall'osso. Quindi io so a questo punto quanto devo rigenerare. In questo caso mi sono costruito una griglia, sempre fatta CAD, e l'ho fatta stampare in laser melting. Ho importato la griglia anche all'interno del Davident per vedere i pin dove potevo inserirli rispettando il nervo. Me la sono fatta stampare, ho stampato pure il modello e ho inserito metà particolato, metà autologo. Ho utilizzato anche l'omogeneizzatore per avere per dargli fattori di crescita e l'ho inserita all'interno nella scatta inferiore. Questa è la radiografia appena dopo l'intervento. Ho inserito, oltre alla griglia, ovviamente una membrana riassorbibile in pericardio. Questa è la rimozione delle suture, bisogna passivare bene i lembi e
dopo 15 giorni è tutto chiuso. Controllo, ma dopo 4 mesi intravedo una perforazione. Allora era passato il tempo che mi serviva, vado a rimuovere la griglia, vedo che l'osso è ben irrorato, quindi non me ne preoccupo, anche se era perforato, comunque l'avevo tenuto d'occhio per tutto il tempo e dopo 4 mesi aveva iniziato a perforarsi. Il problema è stato la vite di fissaggio, che non bisogna mettere a cristalle, ho scoperto da questo intervento. È sempre meglio metterla laterale, perché cristalle, gli spigoli possono, sia cristalle sia, ma anche linguale, gli spigoli possono perforare la gengiva. Questa è un'altra foto dell'osso rigenerato. E questa è la radiografia. Siamo passati da una forma conica a una forma dritta, concava a una forma dritta. Qui faccio un altro TAC e vedo, pianifico gli impianti, dove metterli, e si vede anche l'osso ben rigenerato. Al momento della chirurgia c'era una bella corticale spessa che ho fatto anche fatica a perforare, quindi ero molto soddisfatto della mia chirurgia. Ci sono altre immagini. Anche qui ho usato il tracing invece sui denti. Anche qui ho dovuto mettere tutti i punti di riferimento nella zona anteriore, perché in basso a sinistra non avevo... avevo corone in metallo, quindi non potevo utilizzare quei denti, altrimenti avrei dovuto fare il tracing sulla scansione. Faccio un controllo di precisione e vediamo che l'imprecisione è di 0,3 mm, che è quello che più o meno corrisponde a questo numero 3-4 che si vede sull'impianto. Comunque è un errore che mi lascia, diciamo, più che tranquillo. Vado a fare la chirurgia, si rischi 3 impianti, e riesco a mettere impianti da 2 impianti da 4-2, uno da 3-6. A questo punto faccio l'impronta con questi scan abutment. Questo mi serve perché adesso ho iniziato a fare delle strutture in titanio, queste strutture, sottostrutture, si chiamano bridge base. Al posto di utilizzare, diciamo, dei T-base e fare tutto il ponte in zirconio, ora utilizzo queste sottostrutture che fanno da connessione, che possono essere connessione diretta su impianti o connessione su MUA. E sopra ci faccio la parte in zirconio. In questo caso ho fatto la resina, la tengo su un po' di mesi in modo che il nuovo osso inizi, diciamo, a lavorare con un materiale più morbido. Questo è il bridge base, questa sottostruttura in titanio. Ma in questo caso non dovevamo utilizzare solo il titanio, perché bisognava sistemare un altro bel po' di cose. Prendiamo una lama, forse questa è più adeguata, e andiamo a sistemare le papille. Facciamo un allungamento di corona, e questo perché i denti erano bassi e tozzi, e la linea del sorriso era abbastanza gengivale, quindi ho dovuto fare un allungamento di corona nel settore anteriore. In alto a destra ho dovuto devitalizzare i denti per ridurli, perché erano tutti estrusi, allora li ho ricoperti, solo che ho dovuto devitalizzarli, altrimenti sarei andato in polpa.
Nel settore anteriore c'era un dente che ho ritrattato, il 22, e il 21 invece presentava una fistola perché il dente era necrotico. Questi sono i nuovi provvisori con le nuove papille e la nuova linea d'arcata. Faccio la foto dei provvisori, del sorriso, la linea del sorriso mi soddisfa abbastanza. In basso a destra è ancora un pelino più bassa, però possiamo accontentare, diciamo, se no bisognava fare allungamento anche lì. Vado a prendere le impronte, ovviamente prendo impronte digitali, in questo caso ho preso impronte settoriali, ovvero prima il settore posteriore, poi quello anteriore, anche per avere per prendere una masticazione più stabile al momento del check, diciamo. E in realtà vado a provare i definitivi, li ho provati ieri, volevo consegnarli, però c'erano delle su 11, su 12 e 22, quelle due macchine non mi piacevano, quindi non li ho cementati, però come linea mi andava bene. Faccio la foto del sorriso, a destra ancora un po', la linea ancora un po' più bassa, però da come siamo partiti, diciamo che è più che soddisfacente. Le conclusioni di questa presentazione sono: secondo me bisogna, i casi difficili bisogna pianificarli dall'inizio, perché poi diventa tutto più semplice e più veloce. Se invece si va un po' alla cieca, dopo non si sa dove si arriva. Un'altra conclusione che è importante è che è molto importante la biologia, prima ancora del Navident. Infatti bisogna rispettare gli spessori ossei, perché spesso con Navident magari si vede un osso da 3,5, si vuole mettere un impianto da 3,2, magari ci sta, però dopo si va incontro a problematiche nel medio e lungo termine. E l'ultima conclusione è di pensare digitale, ovvero se si vuole utilizzare questo flusso bisogna entrare nell'idea di pensare tutto in modo digitale. Quindi sia dalla ceratura, sia dall'impronta, sia anche la chirurgia. Ecco tutto. Perfetto, Paolo, grazie. Grazie, complimenti per le immagini che ci hai presentato e hai condiviso anche un caso sicuramente molto complesso. Io ho tre domande che vorrei fare per così rompere un po' il ghiaccio e dare la possibilità ai colleghi di pensare a loro stessi delle domande. E poi anche vedo che Luigi Barbero sta impegnato nella guida, quindi mi raccomando Luigi, occhio sulla strada e non sul cellulare, ti vogliamo sano e salvo. Volevo farti tre domande. Allora, incomincio con questa prima domanda. Tu hai dato, l'informazione un po' tecnica a questa domanda, il fatto che quando hai fatto la registrazione del file STL, praticamente l'errore che avevi commesso è quello di identificare il solo settore anteriore. Se avessi esteso al posteriore, avresti creato il tripode. E infatti, nell'immagine che tu ci hai mostrato, il codice colore numerico che ci hai presentato è 4 e 5, giallo e rosso. Allora, la mia domanda è questa: a fronte di questa tua osservazione, hai riscontrato nell'esecuzione della registrazione prima e poi nella prova di accuratezza degli elementi critici di precisione? No, in questo caso in realtà no. Ok. Dopo, non avevo dato i punti dietro perché in questo caso ancora l'ho iniziato 2 anni fa e quindi non sapevo ancora dei punti, dei numeri, quindi l'ho saputo dopo. Ok. Quindi comunque non hai riscontrato, diciamo, comunque un evidente problema di precisione. No, comunque l'ambito era... No, anche perché, come si vede, gli impianti sono tutti all'interno dell'osso, altrimenti in quel caso lì, con poco, bastava poco per uscire.
Aspetta che condivido anche l'immagine. Volevo condividere l'immagine, ma forse non ho. La domanda che ti volevo fare adesso è questa. Tu hai appunto, ci hai mostrato tutto il flusso digitale e sei partito praticamente dallo smile design con Exocad. Allora, la domanda che ti faccio, che è una curiosità, è legata al fatto che tu hai presentato, diciamo, quella che è l'immagine del paziente digitale, praticamente con il sorriso che tu hai ricavato da Exocad, e poi l'immagine invece con il mock-up. E se puoi darci un'informazione specifica, se tu ritieni che comunque una presentazione al paziente di quello che è lo stato attuale e lo stato in qualche modo desiderato rappresenta un aiuto da un punto di vista di comunicazione con il paziente, e se sì, qual è lo strumento che tu ritieni più efficace? Allora, io questo software lo uso più che altro per le faccette, per fare casi di estetica. Nei casi complessi lo utilizzo più perché serve a me, per identificare quali sono gli interventi da eseguire. Ti dico, nelle faccette, se devo fare casi di estetica, faccette corona anteriori, funziona molto di più fare un mock-up, cioè faccio lo studio del caso con il software, mi stampo il modello, poi prendo l'impronta del modello e la stampo, stampo una resina in bocca al paziente. Faccio il mock-up e secondo me quello funziona di più che farlo vedere a monitor. Nei casi complessi dove non si riesce a fare mock-up, cioè, oppure il paziente comunque ha già accettato il piano di cura, perché magari è un paziente storico, lo smile design lo utilizzo più per me, per farmi la ceratura, per inserire gli impianti, per sapere se devo fare allungamento di corona o no, queste cose. Quindi tu utilizzi il mock-up a livello, diciamo, motivazionale, e invece il software a livello tuo di lavoro. Sì. Ok. Ultima mia domanda, e poi lascio chiaramente alle domande dei colleghi. Tu ci hai fatto vedere appunto questo bridge base in titanio che tu stai utilizzando al posto del T-base, però non ci hai spiegato perché sei passato dal T-base al bridge base in titanio. Cosa ti ha spinto a cambiare? Allora, questa è una cosa abbastanza nuova. Ci sono diverse problematiche, secondo me, di fare un full zirconia con il T-base. Innanzitutto non so mai come cementarli, perché se prendo impronta digitale, ma dopo non so mai se cementare, cemento in mano, ma non è preciso, cemento in bocca, ma il cemento va ovunque e dopo è difficile. Quando li ho fatti ho sempre preso l'impronta anche analogica per cementarli, e questo secondo me è un grosso limite. Invece queste strutture qui sono fatte, cioè vanno direttamente avvitate, quindi non ho il problema della cementazione sostanzialmente. Okay. E in più, se ho tipo una selle dentule, sono molto più resistenti sicuramente. Ok. Perfetto, grazie Paolo e ancora complimenti. Non so se ci sono osservazioni o commenti o gradimenti da parte di chi ha partecipato. Posso dire qualcosa io? Certo. Allora, intanto grazie Paolo della tua presentazione. Ci hai un po' illustrato il tuo modo di vedere, l'utilizzo del Navident, il tuo modo di vedere la riabilitazione di casi complessi, perché ci sono tanti modi, voglio dire, ci sono tanti modi e anche
po' più semplici, sinceramente, se posso dire la mia, nel senso che ci sono gli impianti corti, per esempio, che bisogna anche vedere e valutare quanto e cosa il paziente può spendere, perché fare riabilitazioni fatte in questo modo sono anche molto costose, quindi è giusto che noi lo vediamo come possibilità, come modo anche di vedere, perché il tuo modo di vedere la digitalizzazione è portato forse anche un po' e spinto forse anche molto. Cioè, io capisco che te sei molto hai molta confidenza con la digitalizzazione e vuoi fare tutto digitalmente, però certe volte si complica anche un po' se non si fa qualche piccolo passaggio analogico. Penso, questo è il mio pensiero. Però voglio dire, senz'altro questo tuo modo di focalizzarti nella digitalizzazione ha portato a un risultato senz'altro buono, ecco, io sì, quindi non mi sento assolutamente di criticare, dico solo che secondo me casi come questo potrebbero essere affrontati anche in maniera diversa, ecco, non solo in questo modo, ecco. Per quanto riguarda l'utilizzo del Navident, ma l'hai già detto, ma l'avevo notato anch'io, che il tracing su punti diversi nell'arcata migliorano il tracciamento. Io, se posso dire la mia, è che secondo me in alcuni casi in cui non ho posteriormente un punto dove da utilizzare per la tracciatura, io ci metto anche una minivite, per esempio. Attraverso la minivite ho un punto tripode distante che mi fa aumentare molto la precisione di accuratezza, la prova di accuratezza. Quindi, per esempio, in questo caso, nelle selle dentule, dove praticamente il Navident ha a disposizione una sella molto ampia e quindi potrebbe più distanti si va e più perde la precisione, io una minivite sul tuber, per esempio, migliora tantissimo la tracciatura e quindi questo a me, per esempio, aiuta molto nell'aumento della precisione. Mi è piaciuto il discorso degli STL multipli che hai utilizzato e in maniera tale da poter fare il tracing eventualmente sui monconi come l'hai fatto, oppure lo si può fare anche sul provvisorio da utilizzare. Dopo lì forse mi è sfuggito qualcosa se hai utilizzato il mock-up o se hai utilizzato solo quello digitale, adesso comunque sono piccoli dettagli, e quindi questo tuo modo digitalizzato di affrontare tutto è molto affascinante e anche molto spinto, se posso concludere. Comunque grazie, insomma, ecco, non grazie, ho una domanda Luca, dell'intervento. Sì, grazie dell'intervento, grazie del consiglio per la minivite posteriore. Certo, non sono ovviamente casi per tutti, da dare tutti i pazienti, però diciamo che sono quei casi a cui ambisco quando vado al lavoro. Cioè, ovvero l'obiettivo sempre, secondo me, l'obiettivo massimo è restituzione di integrum con un sorriso naturale. Secondo me questo è quello che può darlo. Dopo ci sono, è vero, ci sono anche i mini impianti, però creo dei dislivelli ossei tra il dente vicino adiacente e l'impianto, che poi anche lì l'igiene non è facile. Ogni tecnica ha i suoi pro e i suoi contro. Sì, certo, sono d'accordo. E difatti. Perfetto, non ho nulla da dire su questo. Se posso dire un'ultima cosa. Si finiva prima. Secondo me tante delle tue tecniche sono frutto della tua età, però, se posso dire. Perché tu adesso hai un'età in cui vuoi sperimentare tante cose, cioè sperimentare, non sono esperimenti, ma comunque sono applicazioni di tecniche molto avanzate, molto difficili. Te le ho viste fare benissimo, per cui complimenti di questo, però è anche frutto un po', secondo me, della tua età, perché più avanti andrai negli anni, più secondo me
cercherai di limitare l'impatto terapeutico nei confronti del paziente, che tante volte è una restituzione ad integrum, ma è anche una soddisfazione del tuo ego e non di quello del paziente. Questo secondo me è una cosa che anch'io ho fatto in tanti anni passati, e poi mi sono accorto che invece forse le cose keep it simple stupid forse alla lunga non è neanche male, insomma, ecco. Comunque scusa, è una riflessione. Sono giovane. Bisogna anche fare queste cose, tanto perché sono belle, sono entusiasmanti, però alcune volte poi magari la difficoltà, magari l'insuccesso, magari il paziente che tu hai fatto una cosa bellissima, il paziente non apprezza nulla di quello che hai fatto, ma vede il colore del dente e magari ti fa anche girare le scatole, insomma, poi capitano tante cose, insomma, con gli anni, e ci si fa poi un'idea un po' di tutto e si prende un po' una decisione che tante volte è un pochino meno... Questo non vuol giustificare gli all on four sempre e dappertutto, perché no, sono d'accordo che non vanno sempre fatti, però è bello anche vedere queste risoluzioni molto, molto complesse, che sono il frutto, ripeto, della tua età, secondo me. Sì, bisogna anche vedere le esigenze del paziente e capire che strada intraprendere. Bene. Perfetto. Tu hai tornato dei commenti? Sì, volevo dire semplicemente intanto una bellissima... bellissimo lavoro, ben fatto, molto molto allettante, e ben venga il fatto che ancora esiste gente che può spendere, come diceva il collega, questi soldi, perché logicamente un lavoro del genere ha un costo non poco, diciamo, indifferente, abbastanza remunerativo. Volevo dirti soltanto una cosa, perché hai usato quella barra per fare, diciamo, la parte protesica, quando avresti potuto benissimo fare la stessa cosa già con gli elementi inserzionati? Dico, con i T-base hai ugualmente un avvitato e non vai poi a cementarti o riavvitarti un qualcosa su una barra che così radente, diciamo, nelle mucose, ti crea anche dei problemi per quanto riguarda la detersione della struttura. No, ma la barra comunque è anatomica, quindi ci sono tutti gli spazi per la detersione. Sto utilizzando queste barre perché è sempre un problema cementare i T-base. Perché lavorando con flusso digitale, secondo me il T-base comunque ha un mini gioco tra la struttura in zirconio fresata e l'inserimento del T-base. Quando si inserisce il T-base ha un micro movimento. Saranno micron, però quello può creare imprecisione se io lo cemento in mano, diciamo. Quindi l'alternativa qual è? O cementare il T-base in bocca, però quelle volte che l'ho fatto non mi sono trovato molto bene, diciamo, ho avuto delle imprecisioni, non sapevo mai se magari la mucosa mi spingeva lo zirconio, non era inserito bene, oppure l'altra alternativa è quella di prendere un'impronta normale, tradizionale, cementare i T-base fuori dalla bocca. Queste sono delle barre nuove che faccio con Atlantis, e queste hanno una passivazione pazzesca, quindi anche per fare un full arch con impronta digitale. Hanno una passivazione pazzesca e ovvio al problema della cementazione. Ho capito, ma nella stessa maniera, siccome stai usando in questo caso un flusso digitale,
se c'è il problema ce l'hai nel flusso digitale, non puoi averlo eventualmente nella fresatura. Avreste potuto benissimo, una volta che usi queste barre, non è che sono delle barre prefabbricate, sono delle barre customizzate sul caso. Quindi ti verrebbe più comodo, secondo me, uscire un custom già con l'elemento da ceramizzare rispetto a uscire una barra dove sopra deve andare a cementare una struttura. Sì, sono fatte più che altro per fare monolitiche. Per fare la struttura sopra monolitica. Quindi, però, cioè, se allora, un altro problema di fare la barra custom è in titanio. Secondo me il problema è la ceramizzazione, perché la ceramica sul titanio non tutti i tecnici la fanno, perché ha più problemi, se no bisognerebbe andare più su un composito. Queste barre qui, diciamo che si possono fare solo con un tipo di telecamera, seguendo solo con delle marche, diciamo, di impianti. È un flusso nuovo che hanno standardizzato, che funziona solo con certi tipi di... Cioè solo con la Prank. In questo caso è sempre una barra fresata? No, è in laser melting. Laser melting, perché sennò dopo, dovessi stare attento anche alle frese. La connessione. Come? E dopo fresano la connessione. E poi fresano la connessione. Va bene, giustamente come dice il collega, io per esempio in questo caso avrei fatto benissimo, avrei preso in questo caso un'impronta tradizionale, anche dato che si tratta di una mercata, anche con del gesso, per fare in maniera di essere tutto molto più stabile e quindi poi fare anche per esempio la cementazione del TBS direttamente sul modellino. Sì, secondo me si sarebbe semplificato tantissimo. Come? Quello che dicevo, con i TBS bisogna passare attualmente, secondo me, da una parte analogica ancora. Nelle mie zone non avrei potuto sostenere i costi, ovviamente ognuno è anche in base ai pazienti che si trova e quindi in base anche al flusso che si ha giornalmente, perché questi sono lavoretti d'élite, sono un pochettino più giustamente dico lavoretti d'élite. Comunque la presentazione è stata molto affascinante, bella e costruttiva, che è la cosa importante. Grazie per il commento. Bravo. Bravissimo. Ci sono altri commenti o altre osservazioni, altre domande da parte di chi sta partecipando? Vedo Andrea Mancoso che ha acceso il microfono. Ma io devo dire che ho una decina di anni di esperienza con le griglie in titanio. Paolo ha detto c'è stato un insuccesso perché la vitina ha bucato appena appena la gengiva dopo 4 mesi, ma io ti posso assicurare che ho avuto delle griglie in titanio che si sono scoperte e volevo fare i karakiri perché non era stato facile gestire le cose. Quindi io invece non posso che fare i complimenti a Paolo perché ha fatto un bellissimo caso. Sono d'accordo con Luca, avrei magari ottimizzato qualche passaggio in più perché così era un po' lunga. Comunque Paolo, bravissimo. Se quella era la tua prima griglia, a Kenta hanno, speriamo tutto è così. Ok, bravissimo. Grazie. Benissimo. Altre osservazioni o commenti o anche ho scritto un messaggio. Vai, comunicalo Luigi. No, visto che Paolo non gli piace cementare, esiste comunque dei Monconi conometrici dove non esiste la cementazione ma tiene per conometria, perciò potrebbe essere un'idea per magari cambiare il tipo di impianto per alcuni casi, chiaramente, non per tutto, solo questo.
Io ho provato la conometria, dopo, anche quella è difficile, però secondo me a livello digitale utilizzarla. Soprattutto perché i monconi, per fare una cosa estetica, i monconi devono essere un po' sotto gengiva per fare il profilo di emergenza e prendere un'impronta, bisogna prendere un'impronta come se fosse un moncone. Quindi anche quello secondo me non è... non ha dei limiti, dopo sì. Ognuno usa la tecnica che preferisce, cioè che con cui si trova meglio sicuramente. Assolutamente. Perché in realtà sì, si possono fare, si può fare econometria con quasi tutti gli impianti usando Atlantis, certo. Fanno con econometrici un po' per tutti gli impianti, quindi ho provato a farlo. Sì, appunto, visto che il dottore prima parlava di abbattimento dei costi, più o meno, se uno pensa a qualcosa già di fatto, standardizzato, chiaramente che viene più difficile perché è standard, però insomma, una volta che uno conosce poi la parte protesica, sì, però, magari può andare sì, più tranquillo. Anche se vogliamo parlare di costi, cioè facendo con Atlantis l'abbattimento econometrico mi costa di più della struttura. Oh, ho capito. A costi elevati la struttura, ma non così elevati in realtà. Se la faccio direttamente sul impianto. Come? Perché usi Atlantis? Sì, no, bisogna fare con gli impianti dedicati. Esatto. Usando Atlantis ovviamente i costi aumentano molto, certo. Ti fai gli abatement customizzati econometrici, questo senz'altro. Beh. Però se posso diciamo, lanciare una freccia a favore della econometria, conoscendola si riescono a fare tante belle cose, anche cose sottotitiva, e quindi il problema che dicevi c'è, ma lo superi bene anche quello con i monconi econometrici. Però si richiede, come per te la digitalizzazione richiede una full immersion nella digitalizzazione, la econometria è uguale. È ovvio che le prime case possono essere più difficili da realizzare, magari ci si così si vedono dei limiti che comunque tutte le tecniche hanno qualche limite, però conoscendola secondo me ha grossissimi vantaggi, cioè, per me è il futuro, ecco, se posso dire, cioè il futuro per me ormai questa è realtà, perché io praticamente faccio tutto in econometria, quindi questo è. Poi giustamente la visione ognuno ce l'ha a modo suo, insomma, ecco. Comunque anch'io sono d'accordo che in quei monconi sotto avrei utilizzato la tecnica econometrica. È stata semplicissima, anche perché il problema estetico insomma non è che sia proprio così evidente, insomma, eccola. Comunque ci sono anche da un annetto mi sono convertito all'econometria da un anno circa e ho visto, specialmente nel full arch o nelle Toronto, quindi, perché l'elementino singolo è un po', come dire, un po' pericolosino, ma in tutti gli altri casi risulta molto affidabile e facile. Tra l'altro non ci sono vite scoperte esteticamente, per esempio le Toronto vengono come se fossero dei circolari perfettamente estetici, e ho visto che la gente li gradisce tantissimo. Poi adesso mi sono convertito in un tra l'altro qua in Sicilia le uso soltanto io, degli impianti dove non hanno né bisogno di MUA nient'altro, e sono completamente diciamo rotanti fino a 30 gradi senza dover inserire MUA o quant'altro. E la cosa molto molto che per me è stata magnifica, che c'è un impianto, perché l'impianto è pieno, quindi io riesco a fare il bypass, per esempio, del trigemino con il Navident
senza dover stare lì a fare rialzi di cresta. E quando c'ho un minimo di spessore dell'impianto, perché l'impianto più piccolo è un 2,4, quindi quando c'ho già i 2,4 mm di impianto pieno, grado 4, già riesco a bypassarmi anche il trigemino. E lì riesco a sistemarmi sia le Toronto o anche un botticino del genere. Se ho un minimo di spazio, cerco di entrare bypassandolo. Ed esteticamente risultano anche molto affidabili e facili da incollare. Quindi, perché lo puoi direttamente incollare in bocca senza stare lì a tanto tribulare. Ma sono ovviamente sono scelte che si fanno e principalmente nel mio caso specifico, da noi non ci sono tutti questi portafogli così grossi, quindi bisogna dare un prodotto che ti dia affidabilità, estetica e nello stesso tempo abbia un certo costo, che deve essere sempre il minore possibile. Quindi riesco a lavorarci bene, molto bene. La condometria per me, come dice il collega, sarà un qualcosa che andrà sempre avanti, anche facilmente da rimuovere. Perché per esempio io mi sono fatto, scusate se mi prolungo, mi sono fatto un protocollo dove faccio rimuovere addirittura le Toronto dalla mia igienista, con un costo ragionevole per me, ma senza dover rimuovere di vitine e quant'altro. Do due colpettine di martelletto, di martello, diciamo, trattato con un legnetto, e ti scende la Toronto come se fosse un carciofo. È facilissima, la faccio pulire, la faccio quant'altro, in 10 minuti ce l'ho tolta, a un costo di 300 euro e a un costo per me di zero. E io mi sono fidelizzato dei miei pazienti con le Toronto, che annualmente hanno l'obbligo di venire a sistemarsi la Toronto. Per me questo qua è un marketing e nello stesso tempo è un guadagno con costo zero. Ecco tutto. Nient'altro. Bene, bene. Altre osservazioni, domande? Altre osservazioni? Cono per tutta la vita, come dice Luigi Barbero. Sì, è dal 90, è dal 95, 96 che vado avanti a coni. Ecco, tutti soprattutto l'estate, no? I coni. Coni gelato, quelli sono buoni. Coni gelato, certo. Va bene, comunque complimenti a Paolo per la sua relazione. Grazie per grazie, la tua relazione. Grazie. Io faccio anche complimenti ai colleghi, perché questa che hanno animato la presentazione di Paolo, perché penso che Paolo comunque abbia, anche lui ha ricevuto dei feedback molto costruttivi e molto positivi alla sua presentazione, e quindi io ringrazio tutti per aver reso la presentazione di Paolo una presentazione attiva e interessante, così come sarà anche per gli incontri che si seguiranno, e il prossimo sappiamo essere il 25 maggio con il dottor Antonio Fico. Detto questo, io vi saluto e vi auguro buonanotte. Ciao, ragazzi, ciao a tutti, complimenti. Ciao. Ciao.